Dai, ci penso io. Adesso devo trovare un argomento, qualche, non lo so, qualche cosa che ci possa ispirare. Proviamo. Creami un tema scolastico con argomento fotografia. Non lo so. Come non lo so? Ma porca puzzola, oh, sempre così. Ciao ragazzi, nuovo video Tutto Tech. Avete sentito l'esempio di prima? Purtroppo volevo aiutare mia figlia sul creare un tema scolastico, ma mi sono sentito rispondere non lo so. Quante volte capita di sentirsi rispondere non lo so, oppure risposte un po' buttate lì senza troppi approfondimenti? Beh, da questo momento, grazie a questa skill che hanno creato, avrete la possibilità di avere risposte più concrete e molto più articolate, non un qualcosa di troppo semplice. Che cosa succede se io unisco l'assistente vocale di Amazon con un'intelligenza artificiale? Beh, lasciatemi dire che otterrete 3.0. Tutta questa meraviglia può essere ottenuta grazie ad una skill. La skill in questione si chiama Oracolo di Apollo. Farà sì che il vostro eco sarà in grado di dare delle risposte molto più complete, molto più esaustive e di aiutarvi nel quotidiano. Risponderà a qualsiasi cosa voi gli chiediate. Quanti di voi conoscono ChatGPT? Questa è un'applicazione per cellulari sulla quale voi andate ad inserire la domanda di qualsiasi tipo e sotto vi verrà fuori la scritta con la risposta. Questo tipo di app ha delle limitazioni, nel senso che se gli andate a chiedere delle cose pericolose, tipo come creare un prodotto che possa esplodere e far del male, e lì vi blocca e vi dice no, attenzione, guarda che quello che mi stai chiedendo può essere molto pericoloso. Fino a poco tempo fa la skill che vi sto per proporre non aveva questo tipo di filtri, adesso piano piano si sta evolvendo e migliorando sempre più, tant'è che ogni tanto poi saltava, quindi c'erano dei problemi inerenti a questo, ma era totalmente aperta. Quindi che cosa dobbiamo fare? Andiamo insieme sul cellulare e vediamo come bisogna installarla. Apriamo l'app del nostro assistente vocale, andiamo in basso a destra alla voce Altro, poi clicchiamo su Skill e Giochi e andiamo a cercare Oracolo di Apollo. Quella che vi compare è quella corretta, è la prima. Quindi ci cliccate sopra, compare il nome della skill, la installate, dopodiché gli dite dove volerla installare, su quale dispositivo, sceglietene una a caso, tanto non è limitato a quel dispositivo. L'avrete disponibile su tutti i dispositivi connessi. Diciamo che io la voglio su questo, lancia, adesso è a posto, è installata. Ed ora facciamo qualche esempio insieme. Facciamo lo stesso esempio della domanda che avete sentito prima. Quindi io andrò a chiedere: apri Oracolo di Apollo. Sono l'oracolo di Apollo, potenziato grazie all'intelligenza artificiale di OpenAI. Chiedimi qualunque cosa. Creami un tema scolastico sull'argomento fotografia. Ci vuole un attimo. Il tema scolastico potrebbe essere come la fotografia può essere uno strumento di comunicazione e di espressione artistica. Chi altro vuoi sapere? Sono molto felice di parlare di fotografia. La fotografia è nata nel 1839 quando Louis Daguerre ha brevettato il primo processo di stampa fotografica. Da allora, la tecnologia è cambiata e si è evoluta in molte forme diverse. La prima fotografia è stata scattata nel 1826 da Joseph Nicéphore Niépce. Chi altro vuoi sapere? Che distanza c'è tra la Terra e la Luna? La distanza media tra la Terra e la Luna è di circa 384.400 km. Come avete sentito, questi qui erano solo alcuni esempi che mi sono venuti in mente così per rimanere in un ambito scolastico, perché sì, può servire per fare tante ricerche, per creare magari, avere qualche idea per creare un curriculum, o tante altre cose. Però non vorrei addentrarmi troppo con domande scomode. Io vi ripeto, vi sconsiglio assolutamente di fare domande che vadano ad abbracciare argomenti pericolosi. Quindi, avete visto la differenza tra quando ho chiesto all'inizio del video al nostro assistente di Amazon di darmi un tema sulla fotografia, mi ha risposto non lo so.
Con questa skill invece mi ha dato degli spunti e poi man mano facendomi domande e io dando risposte con sempre più dettagli, piano piano cominciavo a darmi tutta una serie di dati che io potrei andare ad annotarmi per poi dopo poter creare un tema. Non vi sto dicendo che questo fa i compiti al vostro posto, però vi può dare qualche spunto invece di andare a fare una ricerca manuale, cartacea, questa sì era i miei tempi, oppure su Google. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa skill, io la trovo veramente utile e vi ripeto, fortunatamente sono già stati inseriti dei paletti su alcune ricerche, quindi è una cosa veramente utile questa secondo me. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!